anche io sono un lavorista come la collega, però oggi vi parlo di una questione diversa, però appunto è preannunciato l'avvocato di Manà. Sbagliato. Vabbè. Allora, affronto la questione di referendum elettorale andando al cuore del problema. È già da tempo che alcuni organi di stampa, Corriere della Sera per esempio, ci stanno raccontando che abbiamo bisogno di meno democrazia perché l'economia vada meglio. Ci stanno dicendo che il popolo non ha le competenze, non è capace di autogovernarsi. E adesso, con questa riforma costituzionale, stanno attuando ciò che ci hanno preannunziato. La riforma costituzionale è infatti un altro passo verso l'allontanamento dell'Italia dall'alto della democrazia. Il punto nodale è che il Senato non lo elegge più il popolo e non è vero che perde tutte le funzioni legislative, mantiene importanti prerogative legislative perché vota le leggi costituzionali in maniera paritetica con l'altra Camera, perché determina le funzioni, concorre alla determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, eserciterà anche la sua funzione per quanto concerne la materia europea. La riforma dunque va a modificare l'ordinamento costituzionale in maniera molto più approfondita di quello che di primo acchito ci si vuole fare intendere e va a stravolgere per taluni aspetti l'assetto istituzionale del Paese, perché la riforma incide in primo luogo sull'articolo 1 della Costituzione, perché va a limitare il principio che la sovranità appartiene al popolo. Con questa riforma noi avremo un po' di meno sovranità rispetto al passato. E la sovranità popolare, ciò che caratterizza la nostra democrazia, direi ogni democrazia. E la cosa veramente grave è che una riforma di questa portata è l'espressione di un Parlamento eletto sullo scorta di una legge elettorale dichiarata incostituzionale. E ancora più grave è l'espressione di un Presidente del Consiglio, il terzo, che non è l'espressione di un risultato elettorale, ma, come dire, secondo alcuni c'è stato imposto. A questo punto noi dobbiamo domandarci dove stiamo andando, ma soprattutto dove andiamo a finire se passa questa riforma. Lo scopo della riforma, di primo acchito, sembra essere la riduzione dei costi della politica, ma mi domando intanto se questo modo di formulare il quesito sia leale, perché è suggestivo, sembra quasi che il solo scopo di questa riforma sia ridurre i costi. In realtà il risparmio è miserno e non vale il prezzo che si deve pagare in termini di democrazia. Allora, secondo un documento della Ragioneria dello Stato, io non l'ho messo fatto quotidiano, i risparmi sarebbero 57,7 milioni di euro. Ma vale perdere l'elezione diretta di una Camera 57 milioni di euro all'anno? Secondo il ministro, 490 milioni di euro all'anno. 80 per le indennità dei senatori e 70 per il funzionamento delle commissioni, ma anche 150 milioni di euro l'anno non valgono il prezzo della democrazia. È davvero troppo poco per iniziare una parte importante della sovranità, anche voler ascoltare certi soloni che ci dicono che non ce la possiamo permettere una democrazia compiuta. Qual è il vero scopo di questo referendum? Già l'hanno detto prima di me altri relatori, è rafforzare il potere esecutivo in danno di tutti gli altri organi dello Stato, ma in primo luogo nei confronti del popolo, che io penso costituire il primo e principale organo dello Stato italiano. E tutto questo perché deve accadere? Perché i nostri governi, perché ormai registrano loro, abbiano mano libera nell'attuare riforme che sono spacciate come necessaria alla nostra sopravvivenza economica, ma questi governi le riforme le hanno già fatte. Gli ultimi tre governi ci hanno tolto le tutele sul lavoro, ci hanno tolto le pensioni, ci hanno ridotto la sanità, sono pesantemente intervenuti sull'istruzione rendendola meno paritaria, ci hanno tolto, questo sfugge ma chi si occupa di giustizia lo sa, molte delle tutele. Oramai davanti alla legge il censo conta. E conta non solo perché è costoso, anche se l'avvocato vuole dare una mano a rivolgersi alla giustizia, ma anche perché ci sono delle leggi che danno dei diritti a seconda del censo. Ad esempio le banche hanno delle forme di autotutela privata che agli altri
cittadini, i soggetti giuridici nell'ordinamento giuridico italiano sono le CAI. Ora, le riforme che stanno facendo si possono fare, la riforma costituzionale non è indispensabile perché si facciano le riforme, però è indispensabile perché si facciano riforme ancora di segno più liberista. Questa riforma costituzionale serve per smantellare definitivamente la nostra democrazia sociale, serve per togliere l'uomo, il popolo al centro dell'ordinamento e metterci l'economia, per arrivare ad un sistema che è uno strumento, non è il fine, è uno strumento di benessere dei popoli. Quindi si arriverà, lo scopo è raggiungere un sistema di liberismo sfrenato che affonda i popoli e, secondo me, e questo è il mio pensiero, ci porterà a un nuovo neofeudalismo dove i feudatari saranno più forti dello Stato che è con la. Io ho finito, questo è il mio pensiero.